Salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un altro episodio. Oggi proviamo il caffè espresso preso dalla macchinetta automatica del Lidl qui a Berlino, in Germania. Ricordate, feci un video del caffè espresso preso in Italia a 50 centesimi. Questo qui mi è costato 1 euro. È un po' di cremina, devo dire che c'è. Dunque, mi è costato 1 euro, il doppio di quanto mi sia costato dalle macchinette automatiche a Perugia, nel centro storico di Perugia. Assaggiamolo, vediamo se il sapore, vediamo se è buono, insomma. Beh, chiaramente, purtroppo, è molto acquoso, no? Non è certo l'espresso italiano. Per 50 centesimi a Perugia, nel centro storico, mi diedero un espresso molto più buono di questo. Questo qui, diciamo, è un caffè americano spacciato per espresso. Ricordo essere costato 1 euro alle macchinette automatiche del Lidl. Spesso i supermercati qui in Germania, non spesso, ma molte volte, hanno la macchinetta del caffè. Anche il Penny ce l'ha, per esempio, quando andai a Francoforte c'è un Penny lì che ha la macchinetta del caffè. Però ecco, se volete avere l'espresso italiano, no, con 1 euro in Germania, no, non funziona mai. Il più delle volte non funziona, vi danno questo espresso che, più che un espresso, è un caffè americano corto. Infatti il sapore è alquanto debole, non ha quel sapore forte dell'espresso. Insomma, bocciato, non, veramente non è niente di che. Adesso lo bevo, perché comunque sia, a me il caffè la mattina piace sempre. Vi ripeto che in Germania, se volete avere un espresso con il sapore, il gusto, quello italiano, meno di 1,62 euro non potete pagarlo. Sono prezzi veramente alti per i caffè qui in Germania. Ora ragazzi, provo a degustarmi questo caffè. Veramente sa di acqua con un po' di un ingrediente chiamato, spacciato per caffè. Veramente bocciatissimo ragazzi. Come sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, commentate qui sotto, fatemi sapere la vostra esperienza con le macchinette del caffè qui in Germania. Magari voi avete avuto un'esperienza più positiva della mia. Date al video un like o date al video un pollice all'ingiù, come volete, e noi ci vediamo la prossima volta. Prost con questo caffeaccio. Ciao ragazzi.